È un segmento poco sfruttato, quello delle dimore storiche, cosiddetto turismo relazionale. Occorre intanto un censimento serio, una ricognizione per capire quali dimore rimangono a disposizione di possibili clienti. E dobbiamo creare un circuito per la promozione all'estero dove c'è tanto interesse per questo tipo di turismo. È chiaro, si tratta di una fascia medio alta, come è facile comprendere, e però c'è anche un altro aspetto, quello legato alla manutenzione, alla tutela degli immobili, di questo patrimonio. Non sempre i proprietari sono nelle condizioni di poterlo fare. E sono immobili sottoposti a un particolare regime di vincoli, non possono essere divisi all'interno, non possono essere trasformati, e serve soltanto una manutenzione affidata ad artigiani di particolare competenza. Quindi secondo me l'ente pubblico, in questo caso lo Stato, dovrebbe intervenire a favore dei proprietari delle dimore storiche con una serie di sgravi, di incentivi di carattere fiscale, proprio per consentire loro di continuare a salvaguardare questo patrimonio e di metterlo a disposizione di un segmento di clientela che noi vorremmo in Sicilia fosse molto più numerosa. L'università partner di questo progetto? Sì, l'università è sempre partner, noi siamo molto impegnati sul settore dell'auto elettrica, una piccola chicca, noi pensiamo di fare partire un corso di laurea sulla e-mobility, quindi sulla mobilità elettrica, già a partire dal 2019-2020. Io sono personalmente consapevole e convinto che la mobilità elettrica è la mobilità del futuro, che dopo 100 anni di motore a combustione interna i prossimi 100 anni saranno del motore elettrico, quindi sicuramente è giusto che l'università si impegni su questo, faccia ricerca, prepari i giovani a questo tipo di mobilità. 22 dimore storiche siciliane, case nobiliari e masserie storiche del Settecento, le colonnine elettriche, avendo la nostra macchina, la Zoe, un'autonomia di 280 km, abbiamo fatto un percorso, un itinerario, riusciamo a fare il giro di Sicilia attraverso le dimore storiche siciliane con le vetture elettriche, quindi 100% green, mobilità sostenibile diffusa al 100%. Le dimore storiche ce ne sono 22, Villa Valguarnera per esempio è una, ci sono delle masserie nelle Madonie che sono bellissime,